nuestro raccoglimento, in cui prima ci concentriamo un po' su noi stessi, lasciamo cadere gli altri pensieri, riposiamo un po' sotto lo sguardo di Dio nostro Padre. Invito un attimo a chiudere gli occhi e a concentrarvi un po'. Preghiera profonda ha bisogno di concentrazione, soprattutto nei primi momenti. Questa breve invocazione, sono davanti a te, o Signore, e voglio essere qui con tutto il cuore, insieme. Sono davanti a te, o Signore, e voglio essere qui con tutto il cuore. Spirito, tu sei il segreto della preghiera profonda perché ci dai la capacità di unirci a Gesù, di credere in Lui e di vivere in comunione con Lui. Aiutaci anche questa sera a entrare in preghiera, entrare insieme a tutti quelli che sono qui con me. Una preghiera profonda, cordiale e anche gioiosa. Invochiamo per questo la Madonna e lo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, preziosa, nostra, salve. Bene così.
che possa rivelarci qualcosa di più del mistero di Gesù nostro Signore e della nostra vita. Canteremo vieni, vieni, Spirito d'amore. Bene, servo buono e fedele, gli disse
disse il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura. Sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con interesse. Toglietevi dunque il talento, datelo a chi ne ha 10, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ecco, questa parabola ha degli insegnamenti importanti per noi, per diventare cristiani, cioè perché Gesù diventi sempre più il Signore della nostra vita e il nostro Salvatore. Ecco, innanzitutto ci dice che noi da Dio, simboleggiati il nostro padrone, abbiamo dei talenti, dei doni preziosi, capaci di portarci alla salvezza. Il Signore ci fa ricevere, senza che noi lo chiediamo, noi potremmo chiederlo, il dono della vita e poi dopo ci fa il dono di ascoltare il Vangelo, che è il talento fondamentale, cioè la possibilità di conoscere l'amore di Dio e di accoglierlo nella nostra vita. Abbiamo questo dono immenso e perché questo dono della salvezza poi si possa sviluppare, possa crescere, il Signore ci fa altri doni, diciamo così, doni di lavoro, doni operativi, modi per servire gli altri affinché questa salvezza che Dio ci ha dato possa svilupparsi in noi. Il Signore ci fa questi grandi doni e poi ci dà il tempo per esercitarli, per svilupparli nella vita terrena. Ecco, e la Signoria di Dio in noi, noi la capiamo man mano che entriamo nella conoscenza di questi doni che Dio ci ha fatto. E anche la conoscenza di Gesù Signore implica sapere che al termine della vita terrena, del tempo che Lui ci dà, noi compariamo davanti a Lui. Lui ci viene incontro nel giorno della morte come colui che ci ha affidato la vita, ci ha dato la vita. E ci chiede: cosa hai fatto della vita che ti ho dato? Cosa hai fatto dei doni che ti ho dato? Ecco, quindi la Signoria di Gesù non è solo un dono di partenza che Lui ci dà, non è solo un tempo in cui noi sulla terra esercitiamo la libertà e usiamo i doni che Lui ci dà, ma questa Signoria è anche sapere che noi renderemo conto a Lui della nostra vita, renderemo conto a Lui della nostra vita. Questo Signore poi alla fine della vita ci viene incontro e il rendiconto a Lui riguarda proprio l'uso dei doni che Lui ci ha dato. Cosa hai fatto dei doni che ti ho dato, specialmente del tempo, della libertà? Ecco, e questo rendiconto è tanto importante perché può avere un esito positivo e un esito negativo, è paragonabile a un esame, diciamo, giusto per capirci qualcosa di più, è un rendiconto giusto e nello stesso tempo pieno di misericordia che guarda l'atteggiamento del cuore più che le conquiste esterne. Ecco, e dal racconto della parabola si capisce bene che questo incontro, questo rendiconto può avere un esito positivo o negativo. Positivo lo vediamo nei primi due, quelli che hanno avuto 5 e 2 talenti.
i quali che di gioia sentono di aver fatto ciò che il Signore desiderava, hanno moltiplicato i loro talenti. Signore, mi hai dato 5 talenti, ne ho guadagnati altri 5. Questa è una cosa bellissima perché fa vedere anche la potenza della nostra libertà. La nostra libertà davanti a Dio è una cosa potentissima che può moltiplicare, addirittura raddoppiare i doni che lui ci ha dato. Lui ci dà una possibilità di salvezza e noi, se crediamo e corrispondiamo, la possiamo moltiplicare, questa possibilità di salvezza. Possiamo diventare con lui strumenti efficaci affinché la sua salvezza cresca nel mondo e nel cuore degli altri. E il Signore è felicissimo di questo e ci chiamerà, in base a proprio questo cammino, a partecipare alla pienezza della sua vita e della sua felicità. Mi piacerebbe che stasera entrasse nel tuo cuore un po' di questo desiderio di poter ascoltare al termine della tua vita queste parole: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Entra e partecipa della gioia del tuo Signore. Che bello se poter sentire queste parole. Da qui noi capiamo anche quanto sono preziose le piccole cose della vita quotidiana. Sei stata fedele nel poco, impegni di famiglia, di lavoro, una giusta cura di te stessa, sempre in una vita che è un po' monotona, a volte ripetitiva. Queste cose quotidiane saranno moltiplicate negli effetti, nei loro effetti, per l'eternità. Con la vita eterna di Dio si sta fedele nel poco, delle cose terrene, ti darò potere su molto. E la pienezza della felicità, questo potere. Però la parabola non finisce lì e c'è anche un'insistenza di Gesù sull'ultimo, quello che ha avuto un talento solo, che per paura lo mette sottoterra. E questo è anche un rischio della nostra libertà, di non sviluppare la grazia che Dio ci dà, le possibilità che Lui ci dà, e un po' per pigrizia, un po' per paura, un po' per egoismo, fare deperire questi doni che Dio ci dà. E questa è una cosa brutta. Già è brutta per la vita terrena, perché quando noi ci chiudiamo, andiamo verso la tristezza e verso la malattia del cuore. Ecco, quando seppelliamo i doni che Dio ci ha dato, dobbiamo stare attenti che questi doni a volte si seppelliscono per colpa nostra, a volte anche per la pressione dell'ambiente. La pressione dell'ambiente: se nelle relazioni umane importanti noi abbiamo persone che, anziché volerci bene, stimarci, far fiorire i talenti che abbiamo, ci disprezzano, ci umiliano, eccetera, per noi quella è una brutta prova che potrebbe farci dimenticare quasi quanto valiamo gli occhi di Dio e come Lui ha messo dentro di noi dei talenti grandi, specialmente la capacità di amare. Quindi da questa parabola impariamo anche a lottare perché non avvenga questa sepoltura dei talenti, e tra poco anche pregheremo questo scopo. Poi c'è anche un messaggio importante, oggi non è attuale parlare di questo, però fa parte del Vangelo, quindi anche questo a modo suo è una buona notizia. Questo seppellire i talenti non è solo un problema per la vita terrena, lo è già perché
ci porta verso la tristezza e anche il senso di inutilità, ma è un problema per la vita eterna, perché se noi rifiutiamo i doni di Dio in modo radicale, Lui a malincuore rispetta questa decisione e quindi andiamo verso una eternità proprio disperata, dannata, inquieta. Non per nulla la parabola finisce con queste parole terribili, dati il talento che già ce n'ha, e sarà pianto e stridore di denti. È un'espressione simbolica che allude proprio alla realtà della perdizione eterna, che Dio non voglia e ci scampi. Ecco, qui però si capisce la serietà della vita. La vita sulla terra è una cosa seria e importante, perché da questo modo di vivere, anche nelle piccole cose, dipende l'eternità. Ecco, adesso ci metteremo in preghiera davanti a Gesù. È bello sapere che quel Gesù che noi tra poco adoriamo nell'ostia è lo stesso che 2000 anni fa ha predicato questa parabola, ed è lo stesso che noi troveremo nella luce della piena rivelazione al termine della vita. Quindi possiamo anche, come si dice, fare una specie di rendiconto anticipato di quello che faremo alla fine e chiedere il suo aiuto perché si possa risvegliare in noi questa volontà gioiosa di trafficare, di conoscere e di trafficare i talenti che lui ci ha dato.
ti invito a rivolgere il tuo sguardo verso il Signore, a essere alla sua presenza con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto te stesso. Veramente, Signore, sei degno di lode, sei degno della mia fede, del mio amore, e voglio benedirti, Signore, per questo tempo di preghiera. Rivolgo a te il mio sguardo e rivolgo a te il mio pensiero, il mio cuore, a che possa accoglierti di più, a che possa essere ripieno della tua pace e anche della tua sapienza. Aiutami a entrare nel mistero della tua ultima venuta e fammi comprendere i grandi talenti che hai nascosto nella mia povera vita. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, sostiamo in silenzio un momento, aiutati dalla preghiera che abbiamo ascoltato e anche rivolgendoci a Gesù con tutta la fede di cui siamo capaci. Gesù, stare davanti a te e ricordare questo Vangelo, ricordare il grande dono che ci hai fatto, chiamandoci alla vita e alla vita nuova del Vangelo. Diciamo Gesù per questo mistero, apriamo a te la nostra vita, la nostra anima, perché la tua gioia e la tua sapienza questa sera possa entrare in noi. Il nostro cuore, il nostro amore al Signore col canto alla dolce tua presenza. Señor,
solo tu puoi salvarci radicalmente dal male e dalla dannazione eterna, solo tu ci puoi fare rinascere come figli di Dio, solo tu ci puoi dare lo Spirito Santo e Spirito di vita eterna. Lode a te, Signore Gesù. Lode a te, oh Signore, per la tua potenza e per la tua unità. Lode a te, Signore Gesù. Lode a te, ti lodiamo, Signore, per la tua presenza in questa Santa Eucaristia. Lode a te, Signore Gesù. Ti lodiamo per ogni parola del tuo Vangelo. Lode a te, Signore Gesù. Ti lodiamo per la rivelazione del nostro futuro ultimo. Lode a te, Signore. Ti lodiamo, Signore, per la tua pazienza con la quale ci hai atteso per tanto tempo. Lode a te, Signore. Ti lodiamo, Signore, per i tuoi ministri e per le persone che ci hanno aiutato a credere in te. Lode a te, Signore. Sii benedetto, Signore, per la meraviglia della tua Chiesa. Lode a te, Signore. Sii benedetto, Signore, per la tua misericordia. Lode a te, Signore. Sii benedetto per tutte le volte che ci hai rialzati dopo la colpa. Lode a te, Signore. Ti benediciamo, Signore, per i talenti che hai messo nella nostra vita. Lode a te, Signore. Ti benediciamo specialmente per quei doni di cui non siamo stati consapevoli. Lode a te, Signore. Ti benediciamo, Signore, perché ci aiuti a scoprire i doni che ci hai dato e a metterli a frutto. Lode a te, Signore. Ti benediciamo, Signore, perché non ci lasci soli nel cammino della vita. Lode a te, Signore. Ti benediciamo per l'aiuto che ci dai attraverso alcune persone. Lode a te, Signore. Ti lodiamo per il grande aiuto che ci dai attraverso il tuo Santo Spirito nei nostri cuori. Lode a te, Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo perché ci chiami a partecipare alla tua stessa felicità. Lode a te, Signore. Benediciamo perché non ci hai lasciato la tristezza del mondo. Lode a te, Signore. Ti benediciamo perché non ci hai abbandonati alle illusioni del mondo. Lode a te, Signore. Ti benediciamo, Signore, perché sei veramente in questo sacramento nostro cibo e nostra bevanda. Lode a te, Signore. Ti benediciamo, Signore, per i momenti di gioia ancorché fuggevole che ci hai fatto sperimentare. Lode a te, Signore. Ti benediciamo per la speranza di vederti un giorno faccia a faccia nello splendore della gloria. Lode a te, Signore. Ti benediciamo perché ci hai parlato del Padre. Lode a te, Signore. Ti benediciamo perché ci hai rivelato il suo amore. Lode a te, Signore. Ti benediciamo perché ci hai dato la tua stessa preghiera. Lode a te, Signore. Ti benediciamo perché un giorno ce lo rivelerai pienamente. Lode a te, Signore Gesù. Ti benediciamo perché dirai anche a noi, tanto lo speriamo, vieni benedetto del Padre mio. Lode a te, Signore Gesù. Ti benediciamo per tutte quelle persone a noi care che non possono ancora benedirti. Lode a te, Signore Gesù. Sii benedetto, Signore. Lode a te, Signore. Ecco, chi vuole può estendere un poco questa preghiera. Facciamo una preghiera di lode a Gesù, di ringraziamento. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo per la tua presenza viva qui in mezzo a noi. Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo amore infinito e misericordioso, perché tu ci ami così come siamo, Signore, con le nostre cadute, con i nostri peccati, con la nostra infedeltà. Tu sei sempre pronto ad amarci, non ti stanchi mai di noi. Per questo noi ti lodiamo.
benediciamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Grazie per ogni cosa, Signore. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria al Terzo, Signore Gesù, e per la conoscenza che ci doni stasera di questi talenti. Lode e gloria al Terzo, Signore Gesù, e per la scoperta di questo rendiconto finale al termine della vita. Lode e gloria al Terzo, Signore Gesù. Manifesta, Gesù, la tua signoria in noi di più e la tua potenza di salvezza. Facci uscire, Signore, dalla tristezza del mondo. Ci mettiamo in ginocchio seduti come possiamo meglio
e poi ci rivolgiamo a Gesù proprio perché ci pare che ci riveli di più questi grandi doni che ci ha fatto. Chiedo perdono dei miei sbagli del passato, dei miei sbagli del passato.
accettato la mia vita. Quando tu hai accettato la mia vita. Quando ero sciupata. Quando ero sciupata. Quando mi sono allontanato da te. Quando mi sono allontanato da te. Per tutto il tempo in cui non ti sono stata riconoscente. Per tutto il tempo in cui non ti sono stata riconoscente. Ti ho dato tanto dispiacere. Voglio una vita nuova. Voglio una vita degna di te. Voglio una vita degna di te. Voglio una vita bella. Voglio una vita bella. Voglio una vita feconda. Voglio una vita feconda. E mi affido a te per tutto questo. E a fare tu a completare quello che manca a questa preghiera. Signore Gesù, tu sei la luce dei nostri cuori e la luce del mondo. Ti chiedo di illuminarci per capire meglio i talenti che ci hai dato e per svilupparli, traficarli, farli fruttificare. Ti ho dato due talenti fondamentali da cui dipendono tutti gli altri. Il primo è di accogliere, il potere di accogliere il mio amore. Tu sei capace di ricevere il mio amore se apri il tuo cuore con la fede e mi segui. Riceverai il mio amore in abbondanza. Io ti ho fatto capace di ricevere il mio amore e non ti fare ingannare dai fallimenti della vita e del mondo che ti dicono che non puoi essere amata. Grazie tanto, Signore, di questa capacità. Aiutami a esercitarla bene, a tenere la mia anima sempre aperta al tuo amore e alle nuove grazie che vuoi darmi. Fa che possa anche sentire spesso nella mia vita questo amore infinito che mi avvolge e mi protegge come uno scudo dalle tempeste. Credo fermamente, oh Signore, che sono amato da te. Ripetiamo. Credo fermamente, Signore, che sono amato da te. Credo che sono infinitamente amato da te. Credo che sono infinitamente amato da te. Credo che mi ami gratuitamente.
circostanza io debba vivere. Il tuo amore è su me, qualunque circostanza io debba vivere. Conserva in me questa certezza. Conserva in me questa certezza. E accrescila giorno dopo giorno. E accrescila giorno dopo giorno. Davanti a Gesù rispondi a questa domanda. Credi tu di essere amata da Dio immensamente? Ecco, Gesù vuole da te questa fede, anche quando i sentimenti non aiutano. Anche quando le avversità della vita proclamano il contrario. Dio costruisce la tua vita sulla roccia del suo amore. Il secondo talento, che è simile al primo, molto legato al primo, è la capacità di amare. È il talento poi che sta sotto tutti gli altri. Tu puoi fare della tua vita un dono gratuito al prossimo e a Gesù attraverso il prossimo. Benedice il Signore per tutto l'amore fattivo che c'è stato nella tua vita finora. Ti benedico con tutto il cuore per i mille atti di amore, per i tanti momenti di amore, a volte sofferto, che mi hai concesso di vivere, sii benedetto, Signore. Per tutte le volte che ho accettato qualche prova difficile della mia vita. Sii benedetto, Signore. Per tutte le volte che sono stato di esempio e di sostegno alle persone che mi hai messo accanto. Sì, Signore. Per tutte le volte che per amore della mia famiglia e del prossimo ho sostenuto un lavoro difficile. Sì, Signore. Per tutte le volte che ho potuto ascoltare con amore qualcuno che aveva bisogno di parlare. Per tutte le volte che ho avuto grande pazienza e misericordia verso persone che mi avevano offeso. Per tutte le volte che applicandomi allo studio ho preparato il mio futuro. Per tutte le volte che mi sono preso cura della mia famiglia e dei miei figli. Per tutte le volte, oh Signore, che ho lavorato nella tua chiesa e per i miei fratelli di fede. Nella tua vita alcuni talenti particolari che devi cercare di conoscere
di cui essere consapevole che devi esercitare, perché questi talenti ti aiuteranno a sviluppare sia la capacità di amare sia di ricevere l'amore di Dio. Sì, benissimo.
ti benediciamo anche per questa rivelazione che ci hai fatto nel Vangelo circa l'ultima ora della nostra vita, l'incontro finale con te. Tu ci hai detto, Signore, che è un rendiconto e ci hai detto anche che l'ingresso nella tua gioia. Ti benediciamo per questa rivelazione, ti chiediamo anche di poterla ricordare, fa che non dimentichiamo, Signore, la meta del nostro cammino che sei tu, che questo incontro nella gloria. E prima di lasciarci questa sera vogliamo anche pregarti, Signore, di dare nuove grazie di guarigione ai tuoi figli qui presenti, oh Signore. Tu sei passato in Palestina risanando tanti tuoi figli e hai anche ordinato agli apostoli di guarire i malati. Tanti di noi, oh Signore, sono malati, tanti hanno delle persone care sofferenti nel corpo e a volte anche nello spirito. Li ricordiamo davanti a te, ti chiedo Gesù, nel tuo nome, di stendere la tua mano potente su di loro. Stendi, Signore, il tuo braccio potente, che è lo Spirito Santo, e agisci nel loro cuore, oh Signore, nel loro corpo. Risanali, oh Signore, risanali, apri la loro mente a te. Spezza le catene che impediscono un loro cammino libero e forte. Abbi misericordia, Signore, della debolezza dei tuoi figli. Piego le ginocchia davanti a te, o Padre, insieme a Gesù. Concedi che loro siano rafforzati, rafforzati potentemente, Signore, che possano alzare lo sguardo verso di te, senza paura, liberi dalle oppressioni, liberali, Signore, dalle oppressioni, dona loro quella gioia che li rende spediti nel cammino. Abbi misericordia, Signore, del tempo, lontani da te i doni che hanno sciupato. Abbi misericordia, tu che sei bontà infinita. Scendi a toccare con la tua grazia la loro vita, il loro cuore, la loro mente, oh Signore. Asciuga le lacrime che tu conosci. Fa che possano rialzarsi. In modo speciale ti chiedo, Signore, di guarire i genitori feriti dal comportamento dei loro figli. Padre Santo, tu che hai dato loro questo dono immenso della paternità e della maternità, risana le ferite del loro cuore. Questa sera, oh Signore, noi ti preghiamo, risana le ferite del cuore dei genitori presenti e sofferenti per i loro figli. Tu hai stabilito che la paternità e la maternità siano fonte di grande gioia e segno del tuo amore materno. Tu sai però quanto anche il male attacca e compromette questo dono, Signore, questo talento immenso. Ti chiedo nel nome di Gesù, a gloria di Gesù, di risanare il cuore ferito di questi genitori. Risana, Signore, la loro memoria, la loro intelligenza. Fa che possano comprendere il tuo amore anche nelle avversità della vita e nell'esperienza della ingratitudine dei loro figli. Tu che hai tanto sofferto, Signore, per l'ingratitudine di milioni di figli tuoi che non conoscono e non accettano il tuo amore. Risana, Signore, il cuore di questi tuoi figli sofferti.
sofferenti e da loro una nuova speranza. Tu che hai fatto risorgere Gesù da morte, fa risorgere anche loro a una vita nuova, a una speranza bella, e fa che le sofferenze del presente preparino giorni di pace e di gioia. Tu sei vivo, Signore, e la tua potenza non si è ridotta. Noi confidiamo in te. Amen. Amen. Thank you.
compi, Signore, ciò che hai iniziato in questi tuoi figli. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo Cristo, per Dio e per l'uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe il suo castissimo sposo. Benedetto Dio e gli angeli e le sue santi. Il di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Se Signore non sono degni della tua luce, faccio maestà, ma soltanto la parola di Dio sarà stata. Se ci siamo dilungati un po' troppo, poi vi do appuntamento a lunedì.
Roma, con Madre María, per Anna Maria che oggi fa 70 anni, 70 anni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.